Ed ora andiamo a conoscere le ultime novità di casa Fiat. La 500L si arricchisce di due nuove motorizzazioni, il 1.6 Multijet di seconda generazione e il 900 Twin Air. In comune questi due motori hanno qualcosa, 105 cavalli di potenza. In 5 mesi dall'inizio della commercializzazione, 38.000 ordini in Europa, 500L amplia l'offerta con due motori inediti, entrambi turbocompressi e parchi nei consumi ma molto diversi tra loro e destinati a clientele differenti. Un motore adatto all'uso urbano, il 900 benzina, che possiamo definire responsabile tanto da rientrare nei parametri degli standard europei del 2020, decisamente brioso invece il diesel 1.6 Multijet. Il 105 cavalli del turbo twin air benzina è un motore un po' più cittadino che mantiene molto bassi i consumi e le emissioni e che tuttavia riesce a dare anche un po' di sprint sempre in città per chi lo volesse. Per quanto riguarda invece il 1.6 Multijet di seconda generazione, anch'esso 105 cavalli, ma è un motore che potremmo definire da maratona, il motore perfetto per affrontare dei viaggi con delle buone performance, sempre mantenendo i consumi sotto controllo. Dal lingotto ci tengono a precisare che 500L è la vettura media più venduta in Italia nel mese di gennaio. In fondo rappresenta la ricetta anticrisi di Fiat, un'icona stilistica, compatta fuori, spaziosa dentro ed estremamente versatile.